Oggi cominciamo ad organizzare i test che sono, come dire, questa soluzione che è stata individuata per poter verificare se i cittadini nel frattempo abbiano maturato degli anticorpi e che quindi attraverso questi test riusciamo ad intercettare per verificare che tipo di sviluppo ha avuto il virus. No, 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 adesso basta! Basta adesso! Sindaco Bertotti, salve, sono la signora Alborghetti, si ricorda mia suocera degli uffici, dei locali del comune? È morta, non so di che cosa è morta, era un mese, era ancora positiva, i tamponi dopo 21 giorni, da dopo 15, io e mio marito lì a vederla morire e nessuno veniva a vedermela. E oggi chi mi chiama? Nessuno, la PS non mi ha chiamato, io non do colpa a lei. Ma qui le cose come funzionano? Lega non lega! Ma la regione Lombardia che è così bella, eh? Dove? Avete lasciato morire i vostri cittadini, pensionati che hanno lavorato una vita! Io non ne posso più, non dormo più la notte, ma avete rovinato la vita! A me, a mio marito, a mio figlio! Io con la sua dottoressa dell'ATS per venire a fare il tampone di riferimento l'ho dovuta insultare. Siete venuti dopo 21 giorni e mia suocera stava male. Avevo chiesto per favore, venite prima. No, non riusciamo. E nel frattempo mia suocera è morta, per colpa di tutti voi. Io adesso me ne vado perché ho un appuntamento alle onoranze funebri. Comprensibile che soprattutto chi ha subito un lutto sia arrabbiato, si chieda il perché. Secondo lei la gente si è sentita abbandonata dalle istituzioni? Beh, certamente quello che è successo ha disorientato tutti, ha disorientato anche noi, perché non era facile avere risposte in quei momenti e chi aveva delle persone in ospedale che non ha più visto, è chiaro evidente che si è sentita abbandonata.